Da una parte, cosa ovvia, risaputa, viviamo su un multistrato millenario di epoche e civiltà. Dall'altra, è sempre stupefacente imbattersi in un luogo concreto in cui si scopre la presenza e l'attività dei nostri lontani antenati. Nella Lucania dolomitica, sì, esistono le Dolomiti Lucane magnetiche, c'è uno di questi luoghi magici che in molti chiamano la Stonehenge italiana. Ma ce n'è più d'uno di siti nel nostro paese che rivendica lo stesso titolo di quella meta turistica mondiale d'Inghilterra, peraltro riassettata col calcestruzzo agli inizi del Novecento. È naturale che in un tempo in cui l'unica mappa disponibile agli uomini per orientarsi nello spazio e nel tempo era la volta celeste, si siano costruiti un po' ovunque dei calendari astronomici con delle pietre giganti, dei megaliti. In provincia di Matera, alla sommità del Monte Croccia, nella omonima riserva naturalistico-antropologica protetta e valorizzata dal Corpo Forestale dello Stato, c'è una di queste rudimentali ma ingegnose attrezzature. Ma cosa fa dire a voi e alle due università straniere che indagano su questo luogo che non si tratta di un ammasso casuale di rocce? L'indizio principale è dovuto alla parte sovrastante, perché mentre i due, per così dire, fianchi della roccia potrebbero risultare anche da una crepacciatura naturale dovuta a un assestamento geologico del terreno, quello che sicuramente non è naturale è il posizionamento di questa sorta di cappello, che determina quindi il foro attraverso il quale si genera appunto l'allineamento solare. E poi c'è un fenomeno strano su questa roccia segnata da linee. C'è una deviazione netta, in effetti, di quello che è l'indicazione del nord del lago della Bussola, che sembra appunto, mi passi il termine, impazzire, posizionata su quella pietra. A poche decine di metri, tracce dell'acropoli, di una vera e propria città che doveva avere una certa dominanza, visto che siamo a 1200 metri d'altezza. Si controllava da qui l'intera valle del Basento, allora navigabile. Un posto battuto anche dai tombaroli, altro indizio potente. E d'altro canto, se qui hanno trovato reperti come questo, si comprende l'attrazione. Adesso a Monte Croccia, nei giorni del solstizio, quando l'allineamento solare è perfetto, si raduna sempre più gente per osservare il fenomeno, che nei secoli pre-cristiani, quando il tempo era considerato solo circolare e non anche lineare, dava il là alle pratiche agricole, alle campagne militari, alle feste sacre, alla vita, insomma. Un luogo che nasconde ancora chissà quanti segreti e il cui pieno recupero oggi rischia a causa di un allineamento negativo, una sfortunata congiunzione di eventi: lo scioglimento annunciato del Corpo Forestale, della provincia e la rivoluzione delle sovrintendenze. Chi si occuperà domani di Monte Croccia, la nostra Stonehenge? Da quest'anno pagare il canone TV è più